Ciao amici, eccomi tornata con un nuovo video. Qui siamo stati in zona rossa per tipo un'eternità ed io, per ammazzare il tempo, mi sono dedicata ad un approfondito studio antropologico. A seguito di questo studio ho creato una lista di tipi di persone da pandemia e oggi sono pronta a condividerla con voi. Prima di iniziare però lasciate un pollice in su, iscrivetevi, seguiteci su Instagram e sul sito Viola e commentate qui sotto che tipo siete voi. Cominciamo! Tipo numero 1, il paranoico. Il paranoico nel dubbio non esce di casa, mai. È dovuto uscire una volta a fare la spesa perché aveva finito anche le scatole di fagioli che aveva comprato per un eventuale apocalisse zombie e nel dubbio ha stampato 10 autocertificazioni per l'occasione, perché non si sa mai, metti che sbaglio a scrivere qualcosa. Tipo numero 2, il complottista. Per il complottista il Covid non esiste, è tutto un mastrusso mediatico, un magheggio delle case farmaceutiche, un gomlodo dei piani alti. Le persone che sono morte di Covid sono state in realtà uccise dal governo perché avevano scoperto la verità. Il vaccino è solo l'ennesima occasione per installarci un microchip. È così che le spie russe ci controllano. Capito? Tipo numero 3, quello che, vabbè, ma figurati se beccano proprio me, che se ne sbatte delle regole ed esce senza autocertificazione quando e come vuole, prima o dopo il coprifuoco che sia, tanto figurati se beccano proprio lui. Tipo numero 4, il falso. Anche il falso se ne sbatte delle regole, ma lo fa con stile. Ha trovato ogni modo possibile per aggirare il sistema. Ha 3 residenze, 6 domicili e 8 abitazioni diverse in tutte le regioni d'Italia e gira con 20 autocertificazioni compilate per ogni occasione. Tipo numero 5, l'anziano. L'anziano non ha capito che è quello più a rischio. Gira con la mascherina sotto il naso e se la chiacchiera amabilmente con gli altri della categoria senza rispettare le distanze di sicurezza. Forse per pigrizia o forse perché non ci sente tanto bene. Si lamenta dei giovani che si vedono di nascosto con gli amici e poi va a messa tutte le domeniche e al mercato ogni giovedì, sempre con la mascherina sotto il naso. Tipo numero 6, il diversamente giovane. Il diversamente giovane lo trovi appostato al bar del tuo paese o quartiere insieme a tutti i suoi amici diversamente giovani. È troppo adulto per essere giovane, troppo giovane per essere anziano e decisamente la categoria peggiore, perché il diversamente giovane se ne sbatte e basta. Se ne sta lì al bar senza mascherina a bere la birra e a sputazzare ridendo in faccia agli altri diversamente giovani. Tipo numero 7, lo studente. Lo studente è quello che non ne può più. Adesso è tornato a scuola dopo mesi di dad, lacrime e spritz fatti in casa. Aspetta, chi è che ha scritto spritz fatti in casa? Come, scusa? Qui c'è scritto spritz fatti in casa. Hai detto spritz? Dove? C'è, sì, ti prego. C'è sì, per me uno spritz e 8 shots di tequila, per favore. Cesca, guarda che stiamo registrando un video. Va bene, abbiamo capito chi ha scritto spritz fatti in casa. In ogni caso, il punto è che lo studente non sa più che ne sarà della sua vita, perché è ben consapevole che probabilmente fra 2 settimane aumenteranno di nuovo i contagi e lui sarà di nuovo costretto a tornare alla DAD. Poi vabbè, non parliamo degli studenti universitari di cui nessuno si occupa e che quindi probabilmente non torneranno mai in aula, ma questa è un'altra storia. Tipo numero 8, il cuoco, che ha infornato la sua prima pizza fatta in casa a marzo dell'anno scorso e da allora non ha più smesso di cucinare. Tipo numero 9, la sociale. La sociale prega ogni sera perché la pandemia duri per sempre, così non deve inventarsi scuse per non uscire di casa. Niente più, guarda, oggi non posso perché devo studiare. Niente più, no scusa, ho un bruttissimo raffreddore, forse anche la febbre, è meglio che io stia a casa. E niente più, mi farebbe un sacco piacere, ma mia mamma non vuole, che poi non vale più quando hai 30 anni. Non si può uscire, punto e basta. Che disdetta, accidenti, volevamo proprio uscire, soprattutto volevamo andare in discoteca. Tipo numero 10, questo me lo dovete dire voi, che tipo manca e che tipo siete voi? Fatemelo sapere nei commenti, ricordate anche di mettere un pollice in su, iscrivervi e seguirmi su Instagram e TikTok e sul sito Viola. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, vi voglio tanto 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 bene, pace, amore e unicorni a tutti!